Non è la scelta giusta, amica mia. Se sei mia madre. Ma stai scherzando? Ti posso per addosso? Io ti chiedo scusa. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Vita Buttata. Oggi mi farò un tè insieme a Michela Giraud. Ciao Guglielmo. Michela, io ti ringrazio. Vabbè, fa troppo ridere Vita Buttata, cioè proprio come dici mi fa ridere. Ma sì. Perché lo dico male o proprio... No, è proprio Vita Buttata. Sai quanto è importante il nome? Tra parentesi, certo. Complimenti per il tuo speciale su Netflix. Grazie. Perché qui abbiamo la prima donna in Italia ad aver fatto stand-up su Netflix. Mica coglioni miei, no? Come, scusami? Complimenti. Grazie mille. Senza contare che tu mi hai un tour. Ce l'ho. E che vuoi di qualcosa? Non lo so. Cioè, nel senso, mi inviti a allora, questo tour, posso venirti a vedere. Certo, devi venire. Tu devi venire il 17 maggio al Brancaccio. Il link è qui. Ti offro subito qualcosa da bere. Oh, vai, vai, che mi offri? Allora, io ti ho detto che sto astemia. Faccio. Ma che è sto plotone di tossicità? Io ti faccio un margarita, ma c'è tipo metà degli ingredienti. Quindi ti faccio un il margo lo facciamo insieme adesso. Tequila. Una lacrima. Perché se no. Ma non è una lacrima, è un sercio di tequila questo, scusa. E poi un pochino di ghiaccio perché mica tu lo. Cioè, sì, bene. Ma questo sembra quello che ha fatto fuori il Titanic, la quantità di ghiaccio che hai messo. Tequila analcolica, che sia chiaro. Abbiamo sicuramente bisogno di questo dopo. E fa fare a me. Fidate. Che devi fare col coltello? Questo fa sempre la scena. Mi devi guardare fisso mentre lo metti, tipo. Apposta. Ma cosa del tè? Certo. Al volo ti apro questo. Ti preparo anche le tazzine. Allora. Mica, questa ti piace, fidati. Ma quella poi la finisci? Questa poi la finisco, tranquilla. Se sei mia madre, ma poi no, te la mangi perché non è. Scusa, se te ci attacchi poi devi finire, ma certo, la rifili. Ma no che ti rifilo! Pure quella te la finisci. E non mi rifila qua la cosa delle monsoda, eh. Voglio vedere fino a dove arrivi. Beh, sei un artista. Dei coglioni, una zolletta. Basta! Ma in sercio! Non è la zolletta! Ce l'avete degli modium? Siamo pronti per una puntata di Vita Buttata. Mamma mia, porca troia. Cos'è che io t'ho sempre ammirato per le tue doti che non comprendono fai margarita? Mi facevano, guarda quanto è bravo questo. E io che un po' c'avevo la rosichella, che volevo fare teatro ma ancora non lo sapevo, facevo... e poi di nascosto a casa, Will Walsh, ti prego, amami, sposami, ci sono dei ti prego, amami, sposami, di me di 10 anni fa. Tutto questo per dirti, Nifa e Margarita, continua a fare video. Com'è essere Will Walsh ma avercela fatta invece? Guarda, io sono molto scaramantica, quindi mentre tu mi parli io devo toccare ferro, cose. Guarda, in realtà io non mi rendo mai conto delle cose che succedono. Vabbè, sti cazzi, che ascoltiamo, no, infatti, cioè, avevo già capito dove stavi andando. Era il momento emozionale in cui faccio finta di essere modesta, sì. E lui l'ha troncato male, male, grazie. Will Walsh. Sono andata a prendere un caffè con una mia ex compagna di classe e due professori. Era sera, dovevamo vederci fuori e la professoressa mi ha detto: Roby, prendi un tavolo. E io gli ho portato il tavolo direttamente in mano. Allora, questa persona adesso, in questo momento, liberatela. Ha bisogno di tornare dalla sua famiglia. Tempo fa stavo con un ragazzo che mi criticava sempre per la mia forma fisica. Quando mi ha lasciata, ho deciso di prendermi la mia rivincita andando tutti i giorni in palestra e rimettendomi in forma. Ovviamente, mesi dopo, lui è tornato e all'inizio chiaramente non ne volevo sapere, ma la verità è che io ancora provo qualcosa per lui, quindi ultimamente ci stiamo risentendo. Io non so se è la scelta giusta, ma purtroppo provo ancora qualcosa per lui e non credo che riuscirò a dirgli di no. Non è la scelta giusta, amica mia. Tu lo stai facendo solamente perché pensi di non meritare di meglio, ma tu meriti molto di meglio. Lo meritava anche la te prima della palestra, mo la sto stronzo. Brava, io volevo arrivare qua. Partendo dal presupposto che questo audio ci è arrivato, calcola, 2 giorni fa, quindi molto... Ma solo rivinto, allora questi stanno già... Stanno già scoprendo.
Che rivincita è? Lei secondo me aveva voglia di semplicemente di dimostrare di essere ancora desiderabile per un'altra persona. Lei è schiava dell'immagine che questo ragazzo le dà e lei non ha chiara qual è la sua immagine. Non ti serve questa persona per dirti chi sei, tu lo sai chi sei. Una sottona in questo momento. Sì, vabbè, in questo momento tutti, no, ma pure io sono stato sottoni. Mica che sei chiaro? Tu, cioè, io non ti ho invitata qua per uscire con dei commenti sgradevoli, perché no, io, ma li farò, io sono ubriaca già, figurate. Io subì una forte delusione amorosa. Lo ricordo, tu ne parlasti? Sì. Tu ti vergogni di quello che sei stato? No. Hai fatto pace con questa cosa? No, cioè nel senso ho fatto pace con quella cosa, però tipo un tir non mi dispiacerebbe se lo investisse. Però non con cattiveria. Beh, ma il tir è quello che... Guarda, braccio. 40 km orari non è terribile, tirribile. Vabbè, ma andiamo avanti, no, devi ignorarla. No, io le colgo tutto, sai, è il tuo programma, c'è il montaggio. Sono solo io che rido le tue battute. E lui che dice battute del merda, io... Solo così. Dopo che è finito tutto quanto, io mi sono buttato in palestra, cioè, presente, io mi sarei scotto da solo. Ma tu nasci bello, a me piacevi molto. Ti ringrazio perché vuol dire che... Ma t'ho confessato, te Claudia Mendola. Chi è Claudia Mendola? Ma stai scherzando? Arrivate il vino, arrivate il vino. È quello che ha fatto la serie con Carlo Verdone? Carlo. Ma tu sei impazzito, io me ne vado. No. Ma tu sei impazzito, Claudia Mendola. Ma io non so i nomi con le facce. Claudia Mendola. E certo, con Claudia Mendola, capito? L'amico mio. Claudia Mendola fisico. Magari me ne faccio stasera, no? Capisci che tu scopri una nuova passione, che ne so, vabbè. E avevo un fisico mai avuto prima. Adesso a me non me ne frega un cazzo. Ma per quella delusione? No. Però la delusione è un motore, anche a me è capitato, eh. Ma poi si è fermato quel motore, perché non continua perché quel motore? Perché il motore è sempre una... Sono gli altri che hanno la spinta esterna. Se noi avessimo la spinta interna non ci avremmo tutti i problemi che ci abbiamo. Siamo all'interno di una società che proietta continuamente dei bisogni. È chiaro che mo t'hai soddisfatto un bisogno, apri Instagram, ci sta quello. Io ti devo chiedere, sì, però una cosa. Dimmi che... Sì, no, nel senso... la comica più forte d'Italia, cioè hai deciso proprio oggi di rompi i coglioni, nel senso, fammi capire questa cosa, nel senso, Michela, sei tu che non sai la verità, che io sono una persona che attacca delle mine. Michela, dimmi, è arrivato il momento del gioco, tu mi sei attrice, interprete, veicolo di emozioni, musa, artista e giocoliera. Io sono ubriaca. Questa cosa accadrà. Questa cosa accadrà, lo dichiariamo da subito. Questa cosa accadrà. Tutto bene? Sì, qui abbiamo delle frasi di qualsiasi tipo, sono delle quotes. E qui abbiamo delle intenzioni. Io c'ho un punto debole, c'è una di queste emozioni che non so fare. Non te la dico, lo capirai. Dovrete scegliere a turno un numero. Quel numero sarà quello che noi dovremo fare indovinare all'altro. Allora, inizio io. Vai. Non fammi ridere. Quando sei stata male, sono venuta e ti ho fatto... Sei un cane però, eh. Ti ho fatto un clistere e... Mia cara. Confuso. Ti ho fatto un clistere, mia cara, ti è! Ti è! Una reazione importante. Sai quanti cereali sotto marca devi mangiare ancora? Ho costipato, ma non avevo. E spaventato. Silvio D'Amico, non mai voluto, ciao. Ma che giro ha fatto il coso che hai lanciato? Nata principessa. Eh no, ma mi devi vedere l'attualità. Nata principessa, cresciuta guerriera, un angelo bianco con l'anima nera. Arrogante? Eh sì che lo ero. Che caldo. Sembra proprio di stare a Rio de Janeiro. Stanco. Ma che... No, ti prego, uno lo lanci bene. Uno. Mi sono sentita sposata. Arrabbiato? Fanculo! Ero agguerrito! Non l'avevo vista agguerrito. Magari avrò santa leggite. Le brutte intenzioni, la maleducazione. Dimmi che c'è il continuo. La tua brutta figura ieri sera. Te lo lascio fare tutto, sappilo. La tua ingratitudine, la tua ignoranza. Triste. Non piansi neanche una lacrima. Ma mi allagai dentro. Provocante. Brava! Grandissima! Ah!
Ok, il numero è quello sopra. Cioè tu no? Al fine adesso hai fatto quello sotto quello. A bruciare culo sei andato. Sei falsa, Simone. Cazzo. Io sono indeciso tra sexy e eccitato. Me la puoi rifare? Sei falsa, Simone. Sexy. Sì. Autorizzo il mio ufficio legale in questo momento a procedere. Non ci prova nemmeno un secondo a mettere. La rifaccio? No, per carità, mi sa che ho capito, te lo dico su. No, rifammela, guarda. Autorizzo il mio ufficio legale in questo momento a procedere. Guarda, sono indecisa tra eccentrico, perentorio, provocatorio, forse direi disperato. Vai, vedete che non bisogna metterci l'impegno nella recitazione per veicolare un'emozione. È verissimo. A lei. Avete chiuso tutti. Scusa, non l'ho appena fatto io, autorizzo. Ma lo farei io, scusate. No, scusate, non ho capito il gioco. Gelato, wow. Felice. No, è eccentrica. Sì, no. Vabbè. Ma tu pure il tabellone si è rotto il cazzo di noi. Tu non vieni qua a casa mia e fai lo show tuo, perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io. Io! E ti ho detto tutto, e quello che tu sei, l'ho capito tutta quanta l'Italia, capito? E tu hai fatto tutto questo quando ero incinta nel mio primo figlio. Tu ti ricordi? Che cosa hai fatto? Ti ricordi cosa mi hai fatto? 13 anni fa? Te lo ricordi? Io lo so a memoria quel monologo, ma io ti dico che chiaramente è ubriaco. Grazie. Perché tu ti racconti le storie. Tu non vieni qua e fai lo show a casa mia. Chiudetemi l'audio. Ciao Fabrizio, buona vita. Questo è il biscotto che io mangio davanti a voi. E vi invito ad andare nei ristoranti cinesi. Stupenda, chiaramente annoiata. Esatto. Emily. La pin del culo, amica mia. Così lapidario c'è dell'altro? Cercherò di impreziosirti la performance se vuoi. Emily, te la pin del culo. Sognante. Sì, sì. Salutiamo Karima. Chi mi ha invitato a fame? Invita Karima. Vuoi 10 euro? Provocatoria. Lo sono! L'unica cosa bella di te è il mio riflesso nei tuoi occhi. Guarda, sono indecisa tra eccitato e entusiasta, ma penso che sceglierò depresso. Bravissima. Io questa non so fare. È il mio tallone da killer, speravo che non. Ma io non volevo diventare famosa, ma non era questo il mio obiettivo. Però volevo fare qualcosa che avesse un senso. Cioè che non sai fare, perché non esiste questo. Nessuno è mai portato fisicamente ad avere questa reazione a niente. Puoi rifare un secondo? Ma io non volevo diventare famosa. Sì! Sei stupita. Io voglio fare questa. Vai. Però te la voglio fare come te la direi io. Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e ne sono uscita capobranco. Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e ne sono uscita capobranco. No, vabbè, ragazzi. Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e ne sono uscita capobranco. Soi una diabla cigamala. Io non so chi abbia vinto, ma comunque abbiamo dimostrato una sola cosa: che il talento non si compra da nessuna parte. Grazie mille, Michela. Veramente pazzesca qua. Ah, ecco, questa cosa non l'ho mai capita. Come si deve accavallare le gambe di una ragazza in TV? Guarda, non come me. No, perché voi non lo sapete, ma gli stanno a rompere i coglioni a questa poveraccia. Allora, è così. A perché dall'altro lato è sbagliato, cioè. Così è sbagliato. Cioè si deve vedere la lunghezza della gamba e non si deve vedere in mezzo, dove ognuno ha quel che vuole. Ok. Uno studente di medicina che conobbi a Bologna. Avevo queste grandi conversazioni intellettuali. Primo appuntamento: ti posso infilare una bottiglia in c***o? La risposta è stata no. E quindi giustamente cosa si fa in questi casi? Si alza la posta in gioco. Ovvero: ti posso c***o addosso? Io ti chiedo scusa, naturalmente per... io non li ascolto prima, non lo potevo sapere. Ho solo un'ultima domanda da farti. Se mi vuoi
addosso. Posso? Tu cosa faresti con una persona con la quale ti senti da un po' di tempo e che ti lancia sta roba così all'improvviso? No. No, ma tipo poi scappi, non ti fai più sentire. Dipende in che rapporto siamo, se tipo è mio padre. Può capitare che delle persone che frequenti o qui esci ti fanno delle proposte. Per esempio a me, quando mi hanno detto una volta di fare una cosa a tre, io non ce l'ho fatta, ma lo sai perché? Perché uno si voleva portare l'amico suo, ho detto questo mi ruba dentro casa. Per quello tu non... No, la gente ti ruba in casa. Ma per quello? Ma assolutamente no. Un minuto e venti, poi si... Ho un minuto e venti, ok, ho un minuto e venti. Ma per disposizione comunale. Io così non posso nemmeno ringraziarti alla fine, lo sai? Perché abbiamo veramente pochissimi secondi. Ciao a tutti. Ma così la finiamo? E che te devo dire? Ci abbiamo tempo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. 15. Michela, 15. Io ti ringrazio di cuore. Netflix è stata mia. Comprate i biglietti, andate su Netflix. Ma non ho mai fatto il chakra, il primo chakra che fanno da Nora. C'era 4. Sai cos'è? Che loro ci trattano male. Hai 30 minuti adesso. Allora, siamo questa grazie puntata. Per avermi invitato. Grazie a te per essere venuta. Ti possiamo vedere su Netflix. La verità, lo giuro. E possiamo anche vederti in tour. Sì, mi potete vedere dal vivo. Così se mi volete venire a menare avete questa occasione. Però bisogna vedere io come magari. Se ci sta, perché io me ne vedo. Qua sotto c'è il link, mi raccomando, per acquistare i biglietti. Detto ciò, noi ci vediamo sempre qui, ma non so quando. Basta, stop, abbiamo finito. Ok, ciao. Senti, grazie mille per avermi invitato. Sono stata veramente molto contenta. Stoppate voi, raga, perché certo. Cioè non posso. Piedi, no, no, fai. Vuoi riprendere, piedi? Piedi. Vai, salutate. Ciao ragazzi, grazie per essere qui. Che poi tra parentesi lo sai che io ho fatto un cinepanettone dove praticamente alla fine io non sapevo più che cazzo fa, che c'è? C'è un centrino. Che sei messo? Salutiamo. Ma tu hai fatto un cinepanettone? Sì. Come si chiama? Un matrimonio a Parigi. Chiudi. Basta, ciao, basta. Tra parentesi sei in tour, mo ricominciamo. Come va? Bello, Netflix.